giro la domanda a Rita Rusic, intanto perché lei conosce ha anche lavorato con lui, Weinstein. Certo, perché lui ha distribuito dei film prodotti da noi, quindi ad esempio L'Uomo delle Stelle, che ha avuto la nomination all'Oscar, La Vita è Bella, che ha vinto 3 Oscar, e Il Postino, che è stato forse ancora precedente, quindi il primo, Il Postino. Abbiamo lavorato molto spesso, quindi ci siamo visti negli Stati Uniti, a Los Angeles, a New York, a Roma, a Cannes, vari festival sempre. E lei è rimasta sorpresa adesso di tutte queste denunce, che si è emerso adesso questo scandalo? Sorpresa, e lei no. Aveva sentore di trovarsi di fronte a un uomo? Si sapeva, si chiacchierava, si diceva, e non soltanto, no, perché adesso l'impressione è che lui abbia appunto una questione di potere, abbia approfittato di queste donne che volevano ragazze, che volevano fare le attrici. Non è soltanto così. Lui, le voci che circolavano è che lui abusasse o molestasse anche altre, cioè gente che lavorava, stagiste, le sue collaboratrici, non necessariamente. Quindi non persone che volevano... Un po' un malato, mi viene da dire. Allora, infatti stavo dicendo, non è soltanto una questione di potere, che per il potere, l'abuso di potere lo troviamo dappertutto, non soltanto nel mondo del cinema, qui è più eclatant perché ci sono grandi personaggi che lo denunciano, eccetera, e quindi fanno parlare. Io penso che qui ci sia proprio una forma di malattia, una roba esagerata. Forse questo lo pensiamo un uomo da curare. Solo noi donne. Roberto D'Agostino.